Io la dirò come se fosse la più normale delle cose, ma tu in realtà hai fatto qualcosa di eccezionale, perché hai salvato una vita, la vita di tuo nonno. Che effetto fa? Allora sì, il tutto è incominciato il 24 novembre, quando una mattina, la domenica, mia nonna chiama a casa dicendo che il nonno stava veramente male. Quindi mia mamma si precipita prima a casa di mia nonna, mentre io e mio fratello ci precipitiamo qualche minuto dopo. Vediamo mio nonno accasciato in bagno, tutto nero, specialmente in faccia e specialmente nelle labbra, gli occhi persi nel vuoto e un liquido che usciva dalla bocca. Inizialmente credevamo fosse morto, appunto mia mamma ci disse a me e mio fratello di dare l'ultimo bacio prima della morte praticamente. Non ti sei dato però per vinto? No, io non, perché praticamente appena mi sono avvicinato ho notato che mio nonno stava respirando, che poi in seguito ho imparato a essere, che diciamo quello era l'ultimo respiro. E siccome tu a scuola hai imparato una manovra particolare, l'hai messa con sangue freddo notevole subito in atto. Sì, l'ho messa quasi subito in atto, seguendo le informazioni del 118 che ci ha detto di distendere mio nonno e di praticare il massaggio cardiaco. Per 10 minuti hai praticato il massaggio cardiaco? Ho praticato il massaggio cardiaco fino all'arrivo dell'ambulanza. Appunto non mi potevo dare per vinto, dovevo salvare mio nonno, era ancora troppo presto per lui. Appunto mi sono fermato solo quando la dottoressa dell'ambulanza è entrata dentro casa di mia nonna, e poi ho fatto spazio a loro per prestare un secondo soccorso. Loro ti hanno detto una cosa particolare? Sì, loro non sul momento, perché comunque comunque dopo hanno affermato che comunque grazie a me mio nonno è riuscito ad arrivare in ospedale vivo, perché se io non fossi intervenuto mio nonno non sarebbe, l'ambulanza sarebbe arrivata e mio nonno o sarebbe morto oppure avrebbe avuto gravi danni cerebrali. Come sta oggi il nonno? Oggi il nonno sta bene, è tornato a casa, certo è ancora con l'ossigeno, però comunque si sta... Natale insieme? Sì, il Natale insieme abbiamo passato, qua è il miglior regalo che ho ricevuto per Natale. Che ti ha detto lui? No, si è emozionato e comunque era molto contento del tutto. Non l'abbiamo detto subito perché lui inizialmente non sapeva che, della situazione che era accaduta, perché comunque era totalmente incosciente. Però in seguito comunque ha appreso che io gli ho salvato la vita e ne era felice, come ho detto si è emozionato. A proposito di parole, te ne ha dedicata qualcuno anche il sindaco, che oggi ti ha voluto incontrare e ti ha regalato questo libro. Mi ha regalato questo libro, sì, sono molto felice che comunque il sindaco mi abbia incontrato, abbiamo scambiato due parole sull'accaduto, rivedendo i valori della società. Appunto ringrazio il sindaco che ha convocato me e la mia famiglia. La scuola è utile alla fin fine, anche le cose che sembrano più marginali come... E marginali non sono, come imparare a fare un massaggio cardiaco è tornato utile. Complimenti per il sangue freddo. Sì, grazie. In quel momento avevo pensato, siccome mio nonno credo fosse morto, quindi ho pensato morto per morto, intanto io intervengo, provo a fare qualcosa, perché comunque il margine di speranza era molto, il margine di salvarlo non era molto alto, però io intanto ho detto tentar non nuoce, quindi ho provato e sono riuscito in questa impresa.